Addirittura canali YouTube che non ci azzeccano nulla, canali che parlano di calcio, canali che fanno gameplay o documentari, tutti hanno fatto un video sull'evento che presumibilmente si terrà il 20 settembre intitolato Storm Area 51. Dalle 2 milioni alle 600.000 al milione di persone, quello che è, che da flash mob si lanceranno in corsa con le mani dietro alla Naruto dentro l'Area 51. Adesso rendetevi conto voi della stupidità della cosa. Un saggio disse che le azioni più stupide sono frutto dell'ignoranza. Quindi oggi cercherò di fare chiarezza e uccidere quell'ignoranza. Alla fine, Area 51, alieni, parliamoci chiaro. Chi meglio di me può fare chiarezza in Italia? Penso nessuno. Quindi iniziamo. I temi che affronto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica ogni volta che esce un video. Questi sono fermi immagini di un video che vi lascio in descrizione. Sono degli idioti che hanno superato il punto vietato sull'unica strada che porta ad altre viuzze che portano all'area 51 in Nevada. E quelli che gli stavano davanti erano dei militari con fucili semiautomatici carichi che stavano provvedendo con le buone a perquisire e far allontanare gli idioti dall'area in cui, ripeto, che è severamente vietato l'accesso. Se volevano farsi puntare dei fucili in faccia, ci sono riusciti. Il video completo è in descrizione. Questi sono altri fermi immagini di un video che vi lascio in descrizione, che per motivi di copyright non posso farvi vedere, del canale YouTube Mech Adventures, che con due moto hanno deciso di arrivare in un punto severamente vietato dall'aria. Come vedete, si sono fermati davanti al cartello eppure sono stati intercettati dai militari. Se non è chiaro, il tizio ha una Glock in mano e l'altro la sta estraendo. Agli americani piacciono le armi e gli piace anche sparare. Vengono perquisiti e poi si sente Baffetto che dice: vi do una chance, montate sulla moto e tornate da dove siete venuti. Ora, siccome penso che la maggior parte degli idioti che hanno preso parte allo Storm Area 51 se li viene puntata contro una Glock carica da un militare invasato, guerrafondaio esaltato, si piscerebbero sotto, non so quanto tutto questo possa essere saggio. Riporto palese ciò che viene scritto nell'articolo che vi lascio in descrizione. Interrogata dal Washington Post sull'ipotetico assalto, la portavoce dell'USAF, che sta per United States Air Force, Laura McAndrews, ha ammesso che i funzionari dell'aeronautica militare degli Stati Uniti sono a conoscenza dell'evento. Alla domanda su come le autorità avrebbero risposto agli eventuali assalitori dell'Area 51, ha affermato di non poter elaborare piani specifici o procedure di sicurezza. Ma com'è nato tutto questo? Un burlone ha creato l'evento, a detta sua in modo scherzoso, per fare qualche like sul suo profilo. La cosa gli è scappata di mano e ha detto pubblicamente che non si assume nessuna responsabilità di ciò che potrebbe succedere. Come dicevo all'inizio, tutto deriva dall'ignoranza. Dell'Area 51 ne è stata ammessa l'esistenza soltanto nel 2013. Dopo Roswell, la base missilistica e di test sperimentali ha accolto l'UFO e i suoi occupanti. Da lì nacque la sezione S4, dove vennero compiuti studi di retroingegneria sugli UFO schiantati. E tutto questo lo abbiamo appreso dalla grande mole di documenti desecretati dal governo stesso. Quindi, qual è il senso? E poi adesso lì dentro, oltre a qualche sperimentazione irrisoria sull'antigravità da portare ai caccia grazie allo sviluppo sugli UFO, non c'è niente. Cosa ha in mente la gente? Di entrare lasciandosi qualche morto sparato alle spalle e vedere gli alieni? Mi viene da ridere. Anzi, da piangere. Volete sapere a suo tempo come andate all'Area 51 e che ruolo ho avuto? Vi lascio un video in descrizione. Uno dei primi del canale. È un'intervista ad un ex militare in punto di morte. Andatevela a vedere. Comunque, ciò che è partito come un gioco potrebbe finire nel non esserlo più. Quindi nel caso che qualche schizzato voglia partire per arrivare in Nevada e prendere parte a questa buffonata, non fatelo. Tutti sappiamo le implicazioni extraterrestri che ci sono e ci sono state dietro a determinate basi negli States. Anche mia nonna sa dell'Area 51. Quindi, in questo breve video, il messaggio che volevo lanciare è questo. Che senso ha farsi puntare un fucile in faccia? Adieu.